Ok ragazzi, di là c'è parecchia gente e anche uccelli che volano, quindi no. Però se avete un po' di pazienza vi fate 5-10 minuti di camminata e di qua è completamente desolato, quindi qui mi sento obbligato ad alzare il drone. Giorno 3. Bene, oggi abbiamo la giornata un po' più tosta dal punto di vista della strada. Subito di botta abbiamo poco più di 2 ore per raggiungere però un posto fantastico. Abbiamo già fatto il pieno e adesso siamo in marcia. Ok, ci facciamo un mini di pausa, prendiamo un caffettino veloce e poi guida la ladies, mi dà il cambio. Ci stava tutto. Voglio canzoni belle adesso. Adesso metto canzoni. Esigo. Qui hanno sta roba strana nei ponti, che praticamente ci sono parecchi ponti stretti e sono appunto più stretti delle due corsie di una strada normale e non si capisce chi abbia la precedenza perché non c'è nessun cartello, quindi nel dubbio a chiodo, no sto scherzando, nel dubbio magari rallentate un attimo e vedete se vi danno la precedenza o meno, oppure al massimo lasciate passare, tanto ci sono pochissime macchine per strada. Comunque abbiamo tipo altri troppi chilometri dritti, penso almeno 30, quindi vi risparmio la strada e ci vediamo direttamente alla meta successiva. Benvenuti a Diamond Beach. Che avete pure la possibilità di vedere qualche foca. Un posto incantevole e c'è una pace assurda. Neanche qui si può volare con il drone, giustamente per il rispetto degli animali, perché ci sono volatili, foche eccetera. Però è un po' un controsenso perché alla fine fanno fare dei giri in barca ai turisti in mezzo ai ghiacci e ovviamente disturbano molto di più di un drone che vola, quindi non capisco effettivamente se ci sia questo rispetto per la natura o meno. Però vabbè, in questo caso non ci si può fare nulla, io mi attengo alle regole per quello che posso, almeno in questi luoghi che sono molto più pacifici e pieni di animali. Farò un voletto solo sulla spiaggia di Diamanti, dove lì non ci sono appunto animali che si disturbano. E non è proprio una barchetta ogni tanto che parte, cioè continuano a girare proprio, e ne partirà una ogni 10 minuti di quelle grosse, e ci sono due motoscafi che continuano a girare da quando sono arrivato, quindi è già mezz'ora che continuano a girare e fare parecchia confusione e disturbare ovviamente tutti gli animali che potrebbero essere sotto l'acqua. Ecco, queste sono le barche che vi dicevo. Sicuramente è una figata passare in mezzo al ghiaccio, però boh, mi sembra un po' contro la natura. Anche perché vediamo che vanno via a velocità parecchio sostenute e creano queste onde che naturalmente non ci sarebbero, perché comunque è un fiume, quindi boh. Comunque oggi ragazzi giornata pazzesca, ci sta bene in felpa anche se ci sono tipo 9-10 gradi e c'è una piccola brezza che però non dà fastidio. Queste sono le foche che sono riuscito a vedere oggi. Ok ragazzi, di là c'è parecchia gente e anche uccelli che volano, quindi no. Però se avete un po' di pazienza vi fate 5-10 minuti di camminata e di qua è completamente desolato, quindi qui mi sento obbligato ad alzare il drone.
magnifico anche questo. Comunque consiglio per chi viene qui con i droni e magari non decollate sulla sabbia, perché comunque le eliche spostano un sacco di sabbia appunto, e i motorini esposti magari la risucchiano all'interno. Quindi non dico che buttate via il drone, ma dopo dovete smontare i motorini, pulirli e rimetterli su. Quindi fatelo decollare o sui sassi o su un pezzo di ghiaccio in questo caso. Adesso via di corsa, perché la signorina qui mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno e quindi dobbiamo attenerci a degli orari ben precisi. Vuoi dirlo tu cosa andiamo a fare? Andiamo sul ghiacciaio! Mi ha regalato un'escursione sul ghiacciaio. Costicchia un po', ma visto che è un viaggio low cost, perché non farla? Ed eccoci arrivati. Adesso la signorina Beatrice ci spiegherà perché questa escursione si chiama Trolls. Perché tutti i fenomeni naturali che succedevano in Islanda, tipo l'eruzione dei vulcani, i geyser, le onde anomale, il ghiacciaio che si stacca, esatto, li riconducono a questo piccolo popolo che si chiamano troll, cioè di persone che si chiamano troll, e bisogna portare rispetto a questi troll perché sennò avrei delle sfortune. Quindi andiamo a fare questa escursione con i troll sul ghiacciaio. Eccoci qua, ci hanno appena attrezzati con l'imbrago, ramponi, picchetto e caschetto. Ho già chiesto per il drone, non si può volare, quindi lo lascio in macchina che sono più comodo. È pronta? Prontissimo. Arrivati sul posto, la guida ci spiega che il ghiacciaio copre circa il 30% di tutta l'isola e che questa è solo una piccola parte di esso. Il lago alle sue spalle e il buco in cui ci troviamo noi ora non è altro che il risultato dello scioglimento del ghiacciaio nel corso del tempo. Questo processo è del tutto naturale, ma la guida ci ha spiegato che negli ultimi anni è accelerato parecchio, tanto da vedere la differenza a vista di anno in anno. Il ghiacciaio ha origine nella parte più alta della montagna e scendendo a valle ha praticamente scavato estendendosi sotto il suolo, ed è per questo che la parte finale del ghiacciaio è ricoperta di frammenti di roccia. Dopo la parte rocciosa c'è ovviamente bisogno dei ramponi, ci viene spiegato come metterli e procediamo a visitare questa piccola ma enorme parte del gigante di ghiaccio. Si è congelato il naso. Ok, tour consigliatissimo. È stato molto interessante, non troppo difficile, anzi vi giuro che visto da sotto, ovvero così, non rende nulla, cioè dovete proprio starci sopra per rendervi conto di quanto enorme sia una cosa del genere, e noi abbiamo visto solo la parte bassa. Assurdo, bellissimo. Come prendere la morte in Islanda? Se venite tipo verso maggio a vedere il ghiacciaio, vestitevi poco sotto, perché io ho sudato in maglietta con il giubbotto sopra. E quindi salutiamo i nostri trolls e ci spostiamo sul canyon. Nei vado. Ah, mi cadi in basso. Mi cadi in basso, come? C'è un tour. Capito? Inizia con la F. Scherzavo, abbiamo aggiunto una tappa. Visto che è di strada ne abbiamo approfittato. Abbiamo poco più di mezz'ora di camminata per raggiungere questa cascata. Cos'ha di caratteristico questa cascata? Lo vedrete tra poco. Niente, vi lascio con la suspense. Dovete seguire il video se volete vedere la cascata. Si inizia a intravedere il fiume. Beh, camminata molto tranquilla comunque. C'è solo la salita iniziale che spezza il fiato. Poi per il resto molto tranquilla, quindi la può fare chiunque. Non tutti gli eroi indossano un mantello, ma Beatrice Cavallini. E ci guiderà verso l'infinito e oltre, salvandoci da qualsiasi guaio. Scalerà ogni montagna, attraverserà tutti i mari, ci porterà ovunque. Non è questa, tranquilli, tranquilli. Portiamo su posti più belli noi. Non è neanche questa, non è neanche questa. Che forse si intravede? Dai,
per mezz'oretta di camminata ne avasse la pena. Come avete visto, le rocce hanno tutte questa forma particolare che richiamano quella di un ottagono, che è appunto la forma caratteristica del basalto. Ora di corsa, che il canyon ci aspetta. Dai, dai, dai. Hop, hop, hop. Bene, se avete voglia di farvi la discesa correndo, 15 minuti siete giù. 57 minuti per arrivare a Fiore Spredelas. So che il nome lascia desiderare, però è un bel posto, fidatevi. Ricordatevi sempre di fare il pieno quando potete. Che è un'oretta di strada e ci siamo, cosa dici? Mi fanno male i piedi. Allora, camminare sul ghiacciaio con i ramponi è stato abbastanza delirante per i piedi, perché appunto il rampone fa grip sul ghiaccio, però il piede scivola all'interno del rampone un pochino, quindi è un po' è come se il piede continuasse a strusciare all'interno della scarpa e ovviamente non è comodissimo. Ecco, bene, camminatina e ci vediamo anche al canyon. Bene ragazzi, consigliato anche qui venirci al tramonto, perché è qualcosa di spettacolare, è veramente immenso e ci si sente piccolissimi a guardarlo dall'alto. Comunque vedete che tutto il posto è costeggiato da un percorso facilmente camminabile, quindi zero fatica anche qui, o comunque pochissima. L'unica cosa è che abbiamo ancora i piedi stanchissimi dal ghiacciaio, quindi niente, andiamo verso la macchina, due rette di strada che ci aspetta un hotel, niente male stasera. Siamo parecchio sfiniti. Stanca? Distrutta. Però guardate che robetta. Dopo vi faccio qualche foto all'interno, ma adesso non vogliamo fare altro che rilassarci completamente. La nostra giornata finisce così, con un tramonto super figo che ci ha accompagnato per tutta la fine del viaggio. E adesso ci godiamo questo hotel qui, in cui ci sono anche un po' di terme. Bellissimo. Finalmente. Oggi abbiamo fatto la fine, abbiamo fatto un conto, sono state 6 ore di viaggio totali. Oddio santo. Io vado nel cubo. Comunque, questa è la cameretta, molto bella. Comunque è immenso, è immenso. Ci abbiamo camminato dopo penso 2 minuti per arrivare alla nostra stanza, Dio santo. Adesso ci sistemiamo un attimino e andiamo nelle saune, visto che ci sono. Prenderemo sonno lì probabilmente. Vi faccio vedere il resto dell'hotel. Ed ecco l'hotel in tutta la sua immensità. Infatti mi sono dovuto rifare 2 chilometri per riportare la valigia in stanza, ma nonostante questo c'era pure il calcetto, la zona esterna, il piano bar, costosissimo aggiungerei, un gatto, la palestra e tutta la parte sauna che si vedeva ben poco data la poca luce. Per concludere, una cenetta con cibo di dubbia provenienza. Allora, a livello di gusto ricorda un po' una scarpa, però non è così malvagio. Cioè tipo la soletta di una scarpa ricoperta al sugo di pollo. Più o meno siamo là. Che dici? Non mi piace, no. Non ti piace?
Vabbè, continuiamo a soffrire in silenzio e ci vediamo domani.